Lo stadio dell'assorbimento rende possibile ulteriori manovre. Per esempio, durante lo stadio dell'assorbimento, l'ipnotista può cominciare a gettare i semi per l'aiuto con vaghe allusioni agli interventi che ha in programma. Con questa anticipazione aumenta la risposta al target ipnotico. Durante lo stadio dell'assorbimento, l'ipnologo può adottare tecniche ed espedienti adatti allo stile individuale del cliente, contribuendo così a creare il rapporto. Inoltre, può usare la tecnica del collegamento, sfruttando le congiunzioni come e o do, per creare un flusso intrecciato di idee che rispecchia la reale esperienza interiore. Grazie all'assorbimento, inoltre, è anche possibile offrire direttive al di fuori delle aspettative. Lo stadio dell'assorbimento non è semplicemente un mezzo per stabilire la trance, ma agisce già come metodo di ipnosi. Attraverso l'abbinamento delle tecniche e l'uso della comunicazione concentrata, l'ipnologo offre una ricca matrice multilivello che può facilitare sia il processo dell'induzione che gli obiettivi dell'ipnosi. Qui sta la differenza rispetto all'induzione tradizionale, che è unicamente un veicolo lineare per stabilire lo stato di trance. Se vuoi conoscere quali aspetti della tua vita puoi migliorare grazie all'ipnosi, visita il mio sito www.paolafendoni.com e segui le mie dirette sul gruppo Facebook Paola Fendoni Oltre le porte del tempo. Ti aspetto per migliorare la tua vita con l'ipnosi.